Peppe pensava che la nonna sa glielo ricordava sempre quando che stava a casa, piccoletto, e che non combinava niente. E allora gli diceva: se non fai niente, Cocco, fai la fine di quella che si sposò con l'orcoglie di Sardarelli. Sì, perché l'ultimo dell'ultimo in campagna campava con l'orcoglie di Sardarelli, le cavallette, con i lenzoni, uno da una parte e uno da quell'altra, e quell'altri a dargli la fuga per i campi. Ma Peppe, quando la nonna se glielo diceva, non pensava tanto alla fame che c'era allora, nel 1700, che invece che i tedeschi e gli americani ci stavano i francesi e i briganti come il bellente Sciabolone d'Ascolano, che al grido di Viva Maria scorrazzavano fra Fermo, Montecò e tutta la vallata del Tronto. Chissà come doveva essere festa dei briganti. Questo si sognava Peppe, ma sognava pure spesso, anche da vecchio, quando la nonna sa ormai aveva stirato le zampe da un pezzo di una fata, di una donna bellissima, che in sogno gli acchiappava l'unenzolo da una parte e isso da quell'altra, e che correno io per la collina con sti lenzoli bianchi come la luna, e tutto lui giorno a correre anche quando che c'era un sole alto, e io a correre con sti lenzoli bianchi che parieno fantasmi. E corrieno forte, e sì che corrieno forte, anche per l'aria dei contadini, e con l'aria che facieno, solleaino tutto lo pagliericcio, e come lo vento, corrieno, io e con su lenzolo ce raccoglieno di tutto, galline, sardarelli, serpe, tubuli, frichi e agnelli, pere e fragole, e sognava che dentro lo lenzolo ci fosse allora, una orda chiuso, tutto quello che serviva per la festa, e così a un certo punto ci scappava fuori di tutto, come la cornucopia, come l'abbondanza. E allora Peppe si sognava anche l'acqua che veniva là in su, pure che dal lenzolo, quasi che fosse una fontana. Questo era lo sogno di Peppe, un sogno dello contadino che vive della terra senza dovesse piegar foglie nemmeno una nocella. E pure la festa e tutti che ballavano. Ma Peppe questo lo sognava e basta, spesso quando che si embriagava e stava sopra l'albero, tale e quale, ma questo gli bastava, perché sì, Peppe lo sapeva qual era la differenza fra il sogno e la realtà, e certe cose Peppe, accetti, non gliel'avria dette mai, i sogni figurassero.